La seduta del 12 novembre. In apertura il Consiglio regionale ha ricordato i martiri di Nassiriya e ha approvato il conferimento della qualificazione di azienda ospedaliera universitaria alla Città della Salute e della Scienza di Torino. Approvate poi all'unanimità le nuove norme di attuazione della legge quadro in materia di incendi boschivi. L'Assemblea ha quindi svolto il dibattito sulla proposta di legge sul recupero delle spese sanitarie, che si è concluso con il ritiro del testo e l'impegno della Giunta a valutare e approntare un apposito regolamento. Dal Comitato di Solidarietà, aiuti per le Filippine. Stanziati 84.000 euro per le Filippine. Il Comitato di Solidarietà, organismo del Consiglio regionale che può deliberare interventi di soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi, ha deciso questa prima azione per far fronte al dramma dei territori colpiti dal tifone Haiyan. Lingua madre 2013. C'è un sottile filo che congiunge le storie lontane, taciute e spesso sconosciute delle donne straniere. Questo filo è ricostruito grazie a racconti di lingua madre, concorso diretto a tutte le donne straniere o di origine straniera che, utilizzando la nuova lingua d'arrivo, l'italiano, vogliono approfondire il rapporto tra identità, radici e il mondo altro. L'antologia di racconti delle autrici selezionate della 8ª edizione del concorso è stata presentata al Circolo dei Lettori di Torino. Il coraggio di credere in Cina. Un film intenso e toccante che rivela con sconvolgente accuratezza la negazione della libertà e dei diritti umani che ancora oggi si verifica in Cina. Si tratta di Free China, il coraggio di credere, diretto dal regista Michael Perlman e coprodotto da NTD Television e World to Be Production, proiettato in anteprima nazionale al Cinema Massimo di Torino, con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte, Associazione per il Tibet e i diritti umani, del Museo Nazionale del Cinema e di The Epoch Time. Unità mobile. A Palazzo Lascaris è stata presentata la nuova unità mobile in dotazione alla Protezione Civile Piemontese. Si tratta di un mezzo super attrezzato, un furgone 4x4 allestito come sala operativa mobile, progettata sulla base delle esperienze operative acquisite dal 2005 a oggi. All'incontro sono intervenuti il Presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, il Vicepresidente del Consiglio regionale, Fabrizio Comba, l'Assessore all'Ambiente, Roberto Ravello, e il Consigliere Gianpiero Leo.